Sei appena uscita dall'audizione, la tua prima sensazione? Tremo. Posso dire che questa è la prima sensazione? Tremo. Il tremore, vabbè. Sono contenta di come ho cantato. Poi, come dico sempre, l'ansia gioca sempre, può sempre giocare con gli scherzi, quindi l'importante è proprio saperla controllare. Infatti ecco perché uno quando poi esce trema tutto quanto, perché l'adrenalina si scarica, è tipo un fiume che ti percorre tutto. Qualche altra domanda? Quando hai deciso di partecipare a questo concorso, con che spirito lo hai fatto? Con uno spirito di battaglia. Cioè io ero pronta a farlo, di lottare innanzitutto con me stessa, con lo studio, e poi di voler lottare in senso buono, cioè possiamo dire, non è che uccido tutti, di lottare proprio per dare il meglio di me, non per, cioè, sicuramente una persona, anzi, uno ascoltando anche gli altri impara tante altre cose, quindi non è il fatto di voler battere qualcuno o meno, è proprio il fatto di voler gareggiare con se stessi, di voler arrivare ad avere un certo risultato, un determinato risultato, se si è contenti di quello significa che si è già vincitori. Una domanda così, sempre a livello di tua sensazione, come hai vissuto il tuo rapporto con la giuria? Che sensazioni hai avuto? Allora, è sempre una giuria, quindi non possiamo dire che noi siamo tranquilli, perché siamo sempre comunque di fronte a determinati monumenti della musica innanzitutto, e persone che poi dopo ci daranno giudizio, quindi comunque noi non siamo tranquilli. Però devo dire che mi sono trovata molto bene, perché anche quando poi ho parlato con la prima audizione sono state delle persone molto gentili, molto hanno dato una familiarità, cioè non ti hanno messo in disparte oppure ti hanno dato un senso di superiorità. Devo dire che sono stati molto, molto alla mano, quindi, quindi questa è una cosa che ci ha messo veramente, penso, anche per altre persone a nostro agio. Grazie.